Sono stati approvati nell'ultima delibera della Giunta Comunale di Roseto degli Abruzzi quattro progetti inerenti il tavolo turistico, quattro progetti finanziati con il 25% dell'imposta di soggiorno a 2022, pari a circa 90.000 euro. Sì, dopo diversi incontri con il tavolo, con i partecipanti al tavolo turistico, abbiamo deliberato come giunta e accettato pienamente i progetti, insomma, condivisi con il tavolo, da finanziare con questo 25% come da regolamento. La parte più corposa l'abbiamo destinata al progetto di comunicazione e marketing, che include anche un programma per la gestione dell'imposta di soggiorno e poi ovviamente una parte dedicata, assolutamente necessaria, un restyling del brand per la creazione, quindi a una parte grafica, tutta una serie di prodotti e strumenti grafici che ci permetteranno di creare un marchio identificato sul mercato. Assessore Mastrile, parliamo ovviamente di promozione turistica. Assolutamente sì, promozione turistica, comunicazione e ovviamente una gestione, diciamo capillare sull'imposta di soggiorno, che ci permetterà poi di finanziare ovviamente eventi e ulteriori progetti di promozione. Altri progetti sono quelli di video, relativamente alla stagione, agli eventi della stagione estiva, e non solo, anche un video molto bello sulla promozione del territorio.